si può dire che esistono oggi delle organizzazioni che non sono strutturate ma si muovono sulla rete informatica e che non hanno quindi diciamo una organizzazione di riferimento, hanno una ideologia di riferimento e si riferiscono, così come l'ideologia anarchica, alla possibilità che si sviluppi un'eversione di tipo spontaneista, che quindi è anche più pericolosa di quella strutturata, che almeno è più facilmente identificabile. Sostanzialmente a questi soggetti è rimasta la rete come punto, come momento di diffusione di queste idee e anche, se vogliamo, di incontro. Tutto ciò però diventa molto pericoloso perché ovviamente la rete è accessibile ad un numero indeterminato di soggetti e quindi determinati messaggi, oltre a essere di per sé reato, diventano anche indirettamente delle forme di incitamento non solo all'odio razziale ma anche al compimento di atti di violenza. Il documentario, le segnalazioni ci arrivavano sia sul commissariato, come dicevo prima, sia sul commissariato online, cioè i cittadini ci scrivevano le mail tramite l'UNAR, l'OSCAD, che sono appunto organismi deputati, perché siccome il video è stato ritenuto offensivo e quindi ci veniva segnalato. Quindi era un continuo chiedere al magistrato di chiudere provvedimenti di chiusura e di oscuramento, però sappiamo quello che c'è in rete è abbastanza complesso da rimuovere. Come già hanno detto